Carissimi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro, vi do ovviamente il benvenuto sul mio canale YouTube Smart Video Photography, dove troverete un sacco di risorse per migliorare la fotografia, il video e oltretutto, udite, montare video direttamente sul vostro smartphone o tablet, Android o iOS che sia, e anche poter modificare le foto in post-produzione sul vostro smartphone o tablet, Android e iOS che sia. Quindi vi chiedo, se vi interessa questo argomento, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Cosa vedremo in questo video dedicato alla nostra Luma Fusion che è anche sbarcata su Android? Andremo a vedere un effetto molto semplice. Sapete che chi mi conosce, io sono delle cose semplici, naturali, come vengono vengono. Anzi, la naturalezza è la più bella cosa e si è un po' persa in questi anni. Quindi andremo a vedere un effetto di due macchine che corrono su una strada, lasciando ovviamente dietro un testo. Quindi molto semplice, e lo arricchiremo con un rumore ovviamente di un motore. Tutto qui, una cosa molto semplicissima. Ovviamente sconterneremo tutti gli elementi che ci servono con Photoroom e poi via, montaggio video su Luma Fusion. Ma bando a tutte le chiacchiere, andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Gli elementi che ci servono per formare questo tutorial: avete già visto queste siglette di youtuber che si occupano di automobilismo. Ci serve una strada e due macchine. Ovviamente la strada, vedete, è diciamo un'unica così piccola. Noi dobbiamo ovviamente stenderla a 16 noni. Quindi cosa faremo? Con Photoroom la importeremo. Visto che è già tagliata, io l'ho già tagliata precedentemente con il modifica all'interno di iOS, ovviamente per iPad, quindi non ho bisogno di scontornarla. Mi servirà solo importarla in Photoroom e poi duplicarla per allungarla ovviamente a 16 noni, perché sennò no, nughe sta. Allora andiamo ovviamente ad aprire Photoroom e importiamo la stradina. Subito la importiamo, però poi, come ho detto, non facciamo caso a ovviamente lo scontornamento, che okay? Non andiamo a scontornarla, cioè lui la scontornerà ovviamente automaticamente, ma poi noi gli diremo di importare l'immagine tutta com'è. Quindi andiamo così, gli diciamo di sì, scegliamo il template trasparente, questo. Ok, trasparente, vedete che l'ha importato ovviamente un po' come vuole. Andiamo qua, andiamo su ritaglia, ok, su ritaglia, e scegliamo all'interno di ritaglia l'ultimo, che sarebbe l'immagine completa. Perfetto, ora facciamo così, fatto, e andiamo su questo quadratino a, ovviamente questa è per la parte pro, ragazzi, non ve l'ho detto, ma era sottinteso. Andiamo a scegliere YouTube, oppure possiamo immetterci ovviamente il 1920 per 1080. Quindi vedete che adesso la strada si è ingrandita, però noi facciamo così, andiamo ovviamente a sovrascrivere l'originale, la rimpiccioliamo con l'editina. Ok, la mettiamo da una parte, cerchiamo di fare una proporzione che ce ne stiano due almeno, ok? Quindi adesso io cosa faccio? La vado a buttare più in là, poi la vado a duplicare, sperando che sia della proporzione giusta, perché poi se no mi tocca ingrandirla. Ok, vedete, la metto, ok, così. Perfetto. Ok, non si vede. Ok, perfetto. Lo sfondo, vado a cliccare su fatto, vado sullo sfondo, e lo sfondo lo posso fare o nero, ok, o dello stesso colore dell'asfalto. Quindi faccio così, vado qua, prendo il pennellino, vado sull'asfaltino e ci clicco qui, e il colore la bello che è fatto. Se non ci piacesse, a me non piace, lo possiamo fare nero. Ok, nero forse è la migliore cosa. Fatto questo, andiamo in esportazione. Ok, nerolino fotografico va benissimo. Ora che sei rimasta sola, facciamo fatto e andiamo a importare di nuovo, nuovamente, le due automobiline. Ovviamente queste ci serviranno anche loro, perché dobbiamo scontornarle. Quindi diamo la X per eliminare l'importazione precedente, andiamo su più e
e facciamo le due macchine, la prima la blu, la prima la gialla, non importa quello che volete fare. Ok, anche qua andiamo su trasparente, però a questo punto questa macchina va girata, ok? Quindi per girarla, allora io trasparente non mi piace come proporzione, quindi farò così e o andiamo su quadrato o cerchiamo una proporzione che sia un pochino più diciamo larga che alta, ok? Una proporzione. Qui possiamo anche avvalerci della proporzione per YouTube che è qua, ok, questa qua, e siamo sempre a 16 noni, eh? Il problema di, che anche questo così, di Photoroom, che non mi farà la macchina uguale all'altra, cioè se gliela metto sopra non so se me la farà uguale. Quindi questa l'abbiamo fatta, vedete, la mettiamo al centro, ok, sia orizzontalmente che verticalmente, quindi andiamo qua e la andiamo a salvare, ok, salviamo anche questa. Ora andiamo da dietro, vediamo se mi mette sopra quell'altra, cioè la gialla. Andiamo a sostituire ovviamente la nostra macchina con questa, vediamo un po' se me la rimette al posto giusto. No, vedete che anche questa non la mette, quindi la proporzione adesso io niente, bisogna allora ritornare indietro, dobbiamo ritornare indietro, andare a caricare l'altra macchina per poi mettercela sopra per fare ovviamente la proporzione, se no non riusciamo a farle uguali, identiche. Ok, facciamo così, la giriamo, ok, anche questa ben diritta, e la andiamo a sovrapporre a questa qua, ok, più o meno ci siamo, più o meno ci siamo. Quindi fatto questo, anche questa centrata, andiamo dentro la libreria, diciamo i livelli, e andiamo a eliminare quella blu perché non vorrei che venisse sotto il colore di quell'altra. Andiamo anche qua ed esportiamo il tutto sul rullino fotografico. Siamo pronti per andare a fare il nostro piccolo montaggio su LumaFusion. Eccoci qua in LumaFusion. Ora io vado a vedere innanzitutto com'è la mia strada, perché forse non è a tutto schermo, cioè non è a tutto schermo, no, lo è a tutto schermo, quindi ho detto una cretinata, la importiamo e la allunghiamo per adesso quanto basta, ok? Adesso la lasciamo così, va benissimo. Poi andiamo a prendere l'altra macchina, ok? La macchina, prima macchina, la mettiamo sopra, ok? Ed eccola qui. Adesso ovviamente la andiamo a proporzionare, andiamo a fare una proporzione perché sennò è finita. Allora facciamo così e più o meno la mettiamo nella carreggiata e la rimpiccioliamo quando ci sembra che più o meno la nostra prospettiva, il nostro occhio, la nostra percezione, quello che è, ci sembra di essere almeno nel giusto. Ok, io direi di lasciarla così, la centriamo un pochettino e va bene così. Quindi ora cosa facciamo? La mettiamo tutta sulla sinistra, ovviamente questa partirà di qua, ok, partirà di qua, però prima di far questo andiamo a scegliere quanti secondi, ok, la macchina deve andare, perché sappiamo bene che ora siamo a un secondo. Se è un secondo la macchina ovviamente partirà se la macchina ovviamente andremo un secondo, la macchina avrà una velocità ovviamente più accelerata, no? Verso ovviamente a finire la strada. Se ovviamente aumentiamo la nostra immagine più di un secondo, due o tre secondi, la cosa, l'animazione verrà più lenta. Quindi vado dentro, intanto vado a provare se mi aggrada questa velocità. Quindi cosa faccio? Posizionandomi all'inizio ovviamente della mia immagine, do una chiave, poi devo andare alla fine della durata della mia immagine, vado a dargli la posizione opposta, ok? E adesso torno indietro e vado a vedere, ok? La velocità mi sembra giusta, perché è troppo lenta poi l'effetto non verrebbe come vogliamo. A questo punto cosa faccio?
vado a mettere un testo in sovrappressione, però deve essere sotto la macchina. Quindi cosa faccio? Sposto la macchina sopra, vado a creare un testo in sovrimpressione, ok, lo metto così, che deve essere della stessa lunghezza ovviamente della mia macchina. Allora così, io sto usando la tastiera perché poi vi faccio vedere, perché dobbiamo essere un pochino più precisi in questo lavoro, ok. Vado a levare la mia eccedenza, okay, e vado a scrivere qualcosa qua sotto. Cosa ci posso scrivere qua dentro? Recensione auto automobilistica. Perfetto. Ora vado a prendere questo testo, lo piazzo qui, che lo piazzo qui, vado a fare tutte le modifiche del caso, cioè cambiargli il font, ingrandirlo, quello che voglio. Io mi andrò a mettere Elegant Black, ho messo questo qua bello grosso, lo vado a posizionare di nuovo come voglio. E che faccio adesso? Che faccio? Faccio così, vado nella sezione del posizionamento, ovviamente del mio frame, della mia immagine, vado qua e vado a fare questo lavoro qua. A questo punto memorizzo un frame, okay, e vado avanti con la tastiera. Perché con la tastiera? Perché devo essere un po' più preciso. Vedete, quando la macchina incomincia a passare, devo incominciare a scoprire, ok, la mia lettera, le mie parole. Però facendolo con la diciamo così, col mouse o col dito, non viene così preciso. Posso anche andare un po' di più, non è che devo andare per forza lento come una lumaca, però devo praticamente far sì che non compaia la scritta prima che l'automobile sia passata, se no è finita. Poi lo sappiamo che quando in velocità ovviamente il discorso non c'è più, perché è talmente veloce l'effetto che praticamente nessun occhio, neanche quello esperto, si, come dire, accorgerà, ok, di quello che sta accadendo. Adesso vado indietro tutte, andiamo a vedere un po'. Forza pallino, eccoli. Ok, come effetto è molto semplice, ma avete visto che sì, poi vabbè, bisogna che si fermi qua anche questo, quindi facciamo anche qua, tagliamo il tutto e via questo, perché la scritta deve rimanere, se mi va via. Ok, vedete, anche questo è un effettino carino, vedete che è abbastanza preciso, però in velocità non se ne accorge nessuno. Allora, ora andiamo a mettere l'altra macchina. Innanzitutto copio con Command C, oppure possiamo farlo col mouse, le impostazioni di questa macchina che ho fatto. Eh no, questa qua non è, ragazzi, quella lì, ho sbagliato, perdonatemi, ho sbagliato machine. Cancelliamo, mettiamoci questa, esatto, c'era qualcosa che non funzionava, così, e vado a fare un incolla, ok, e vado a fare l'incolla. Vedete che adesso praticamente la macchina è uguale, ok, perfetto. Adesso ovviamente vado qui e devo fare il posto, perfetto. Quindi cosa faccio? Non faccio altro che andare nella ovviamente nella sezione di questa macchina qui e eliminare i frame, ok, eliminare tutti i frame che riguardano ovviamente la posizione della mia macchina. Faccio così, ricancello tutti e devo posizionare adesso questa machine sotto, sempre più o meno al centro, ok. Poi lì anche lì va un po' a discrezione, a tutto quello che volete, ok. Io direi che lo lascio più o meno così, forse la tirerò ancora un po' più su, ok.
e l'apporto ovviamente dall'altra parte. Ma dobbiamo fare un flip, ok? Girarla. Ok, girarla con questo comando qua. Andiamo adesso di là. Più o meno la velocità dovrebbe essere la stessa, ok? Andiamo all'inizio, anche qui dei frame. Facciamo un frame, andiamo alla fine. Ok, vedete che è già completo di là. E andiamo anche di qua a fare la stessa cosa. Vediamo un po'. Ok? Però, cosa vuol fare il buon Gennaro? È un po' lungo questo tutorial, ma va bene così. Vuol fare così. Vuole che questa macchina qui non vada subito, ovviamente, quando arriva l'altra. Quindi cosa facciamo? Duplichiamo questa strada, ok, della stessa lunghezza, l'andiamo a prendere e la piazziamo, ok, in coda. Poi, che facciamo? Prendiamo questa e la piazziamo qua, ok? Però vedete che c'è un problema, il testo sparisce, ma semplicemente perché ci sono due macchine qua. Aspettate, questa la devo perché era una cosa che ho sbagliato io, abbiate pazienza. Allora, questo lo copio fin qua e così il testo resta, ok? Ovviamente vado a cancellare l'eccedenza del testo e quindi... aspettate anche questo, sapete come cancellarla, no? Con Command B e cancellate tutto. Ok, vedete che siamo rimasti così. Quindi la macchina che è passata, ok, passa questa e passa anche quest'altra. Ok, passa questa e passa anche quest'altra. A questo punto io cosa faccio? Vado a prendere il mio testo, questo qua. Innanzitutto questa devo metterla sempre qui perché il mio testo deve essere ovviamente come dire sotto la macchina, quindi Command C e sapete che, ah no scusate, faccio prima fare duplica perché sapete che poi lui me lo deve mettere nella stessa traccia, quindi faccio così, copia, lo spezzo e taglio questo, così ho lo stesso tipo di testo, ok, lo stesso tipo. Cosa devo fare però a questo punto? Devo anche questo andarlo a posizionare, ok, giù. Quindi faccio così, vado qua e vado non nella scala ma nella Y e lo sposto giù. Ok? Anche questo lo centro più o meno nella carreggiata. E anche qua ci clicco dentro per cambiare ovviamente la cosa che c'è scritto. Ci metto Luma Fusion effetto strada. Ok, Luma Fusion effetto strada, perfetto. A questo punto sono soddisfatto, vado ovviamente all'interno delle animazioni, vado qui e devo cancellare tutto quello che c'è qua. Non c'è nulla, meglio così. Allora vado a destra adesso, ok, destra. E inizio anche qui a fare la stessa cosa. Vado avanti con la tastiera, ok? Quando incomincia a nascere quando comincia ad arrivare la macchina, vado avanti. Sapete, più lento lo fate, ragazzi, più l'effetto ovviamente è garantito, eh? Ok. Ok, ok, vediamo un po' che succede. Ah, c'è una macchina che qua è non è uscita fuori, vedete, quindi bisogna che No, bisogna che facciamo così. Allora, facciamo così. La macchina la corciamo di questo poco, andiamo qua e molto semplicemente andiamo alla fine e non facciamo altro che portare un po' avanti la macchina. Non è certo questo un problema, ok, praticamente nostro, ok.
non c'è questa precisione incredibile neanche col mouse. Eccoli. Ora. Ora, cosa ci manca? Secondo voi ci manca un effetto, ok? Dovrebbe essere due effetti diversi e noi li andiamo a cercare. Allora, girando in Storyblocks non è che ci siano tanti di effetti di macchine incredibili che camminano, però io ho escogitato un genialata, ovviamente che sono, del resto mi chiamavano Eugenio. Quindi nella prima macchina ci metterò questa, diciamo, suono così, però poi ovviamente andrà allungata la strada, ok, e andranno allungati anche gli effetti di testo, perché ora poi ve lo dico, intanto gli allungo già, perché poi ovviamente quando finiranno i suoni gli effetti dovranno, ok, essere, cioè non finire, gli effetti, i testi dovranno sempre essere presenti. Quindi metto questo, ve lo faccio sentire. Sentite, è un suono abbastanza ben fatto, però se io adesso vado ovviamente con la macchina che si incrocia, ok, a metterla qui, che succede? Succede questo. Ok, quindi lo stesso, però posso fare una cosa. Posso andare nella mia wave, andare nella sezione degli effetti qua, andare su pitch e praticamente ridurre un po' il pitch di questa in giù, ok? Poi andare su questa e fare la stessa cosa, andare sempre nell'opzione pitch e andare un pochino più in su. Poi andiamo a sentire il risultato finale. Ok ragazzi, avete capito? Quindi col pitch io ho potuto fargli un suono, ok, cambiare il proprio la tonalità, diciamo, la tonalità fine. Ok ragazzi, avete visto com'è semplice fare degli effettini carini su LumaFusion, ovviamente anche utilizzando altri programmi per realizzare la grafica. Questo, in effetti, questa sigletta, io devo dire la verità, l'ho vista su YouTube, ok, realizzata da tante persone che si occupano di automobilismo. E ho detto, vabbè, vediamo se possiamo riprodurre una cosa simile in LumaFusion, ovviamente con l'aiuto di PhotoRoom. Se vi è piaciuto il video, ovviamente iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere le notifiche di altri video che posterò. E soprattutto fate un bel favore a Gennaro, dai che è quasi Natale, condividete questo video con i vostri amici e conoscenti se ovviamente piace l'argomento, ok? Soprattutto sul montaggio video in mobilità. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!